Di nuovo parlano di tregua, ma in realtà non c'è nessuna tregua. Quello che è successo è che i bombardamenti su Gaza si sono semplicemente fermati in attesa che riprendano un'altra volta. La situazione di Gaza è drammatica, più di 240 persone sono morte, inclusi 60 minori, ci sono più di 75.000 sfollati. E Gaza, ricordiamo che è un luogo che è sotto embargo da più di 10 anni, una prigione a cielo aperto. Il popolo palestinese ha parlato di vittoria perché finalmente dopo più di 70 anni siamo riusciti di nuovo ad unirci ovunque, in Palestina, in diaspora, nei campi profughi. È partita una mobilitazione che non si è fermata con il cessate il fuoco che hanno dichiarato. Ma è partita anche una mobilitazione che inneggia all'intifada, un'intifada che si dichiara che non si fermerà finché non riotterremo tutte le nostre terre. La cosa importante per noi, per continuare a dar voce a quello che accade in Palestina, che ripeto non si ferma perché il progetto di colonizzazione, espulsione, segregazione, apartheid continua a rimanere in atto, non c'è nessuna tregua per il popolo palestinese, è quello di continuare a dar voce a ciò che accade in Palestina. Ieri si sono tenuti altri scontri. L'esercito israeliano, nonostante il cessate il fuoco, è rientrato sulla spianata delle moschee, ci sono stati altri feriti. Israele ha di fatto violato il cessate il fuoco, entrando sulla spianata delle moschee e ferendo numerosi palestinesi presenti. Però in risposta a tutto questo bisogna rimanere saldi, continuare a lottare, continuare a supportare la resistenza del popolo palestinese. E come possiamo farlo noi? Sicuramente aderendo al movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. Ci è giunta un'ottima notizia la scorsa volta, parlavamo di Livorno, dove i portuali si sono rifiutati di caricare le armi destinate ad Israele. In questa settimana si sono aggiunte altre due città, si è aggiunta Napoli, si è aggiunta Ravenna. Quindi stiamo andando nella giusta direzione e continuiamo a supportare il movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. Chiediamo alle nostre istituzioni che si esprimano non solo quando ci sono i bombardamenti, ma continuamente, dato che la tragedia del popolo palestinese è in atto da più di 70 anni. E soprattutto continuiamo con questa mobilitazione. Oggi in realtà la chiamata non è neanche partita da Progetto Palestina, è stata una chiamata che hanno chiamato diverse attiviste e attiviste che erano presenti la scorsa volta in piazza, è stato scelto questo orario, noi abbiamo quasi aderito a una chiamata che è partita da altre persone, quindi continuiamo con questa mobilitazione, continuiamo ad aderire al movimento di boicottaggio, continuiamo a parlare di Palestina e niente, boicottiamo Israele. Grazie. Sì.